Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Cullà e anche la seconda ufficialità è arrivata da ieri. Maurizio Piniglia, a tutti gli effetti un calciatore del Palermo. Infatti Marco Giovi ha firmato per il Grosseto e ha quindi sbloccato definitivamente l'affare. Piniglia, che in settimana ha superato a pieni voti le visite mediche, adesso si godrà qualche giorno di vacanza in Cile e poi si sarà totalmente a disposizione del Palermo. Ma il Palermo non si ferma certo qui. A inizio della prossima settimana arriverà anche la terza ufficialità, ossia quella relativa a Massimo Maccarone. Ormai anche i dettagli sono stati superati. Maccarone sarà a Palermo nel fine settimana per prendere confidenza con la città, sostenere le visite mediche per firmare il contratto triennale. Kasami, Piniglia e Maccarone, giocatori di assoluto livello che rinforzano il buon telaio rosanero. Walter Sabatini a Stadio News non può che parlare di calciomercato e affronta anche il caso Miccoli. Sentiamo. Il presidente ha detto, io ovviamente sono allineato con questa tesi, Miccoli è oggetto o soggetto oggi di un'offerta importante, la deve valutare serenamente. Per quanto ci riguarda, riguarda la società, non è una trattativa che vogliamo fare. Miccoli non è un calciatore in vendita, ma qualora Miccoli maturasse l'esigenza, la voglia, il desiderio di fare un'esperienza che oltretutto lo gratificherebbe enormemente anche dal punto di vista economico, andrà dal presidente a dirglielo. Il presidente non lo renderà schiavo del Palermo, ma è una situazione molto delicata, dobbiamo gestirla in perfetta armonia. Massimo Maccarone, ormai del Palermo, la prossima settimana sarà in città per la firma. Sentiamo il suo procuratore, intervistato da Stadio News. Ufficiosamente, sì, perché manca, mi sembra che manchi le firme definitive delle due società. È stata una scelta difficile per motivi fortemente affettivi nei confronti della città di Siena, degli amici, dei tifosi, della squadra, del presidente, del direttore sportivo Perinetti, è molto molto difficile. Poi chiaramente essendo un giocatore importante, poi uno sottesa la differenza tra giocare sì in una squadra da lui molto amata ma in Serie B e invece giocare in una società estremamente ambiziosa in Europa. Nessuna richiesta ufficiale per Cavani. Sabatini sta valutando alcune proposte come quelle del Manchester City, Tottenham e anche Wolfsburg, ma ancora non c'è nulla di nuovo, ce ne passa tra una proposta e una richiesta ufficiale. Lasciatemi lavorare, Cavani andrà via solo quando ci sarà un'offerta importante, lo ha detto a Stadio News il presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il direttore sportivo del Chievo, Giovanni Sartori, a Stadio News invita il Palermo a farsi avanti per il difensore Paolo Mantovani. Ad oggi non c'è stato un contatto con il club rosanero per il calciatore. Noi siamo disposti a cedere Mantovani in caso di buona offerta. Se il Palermo si farà avanti con una buona richiesta, possiamo anche parlarne, magari chiudere. Abbiamo appena presentato il nuovo tecnico. Budan per adesso nulla. In futuro si vedrà se il nostro tecnico ce lo chiede. Vediamo cosa fare. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.